dello sviluppo di filiere ecosolidali, ma anche del sostegno di campagne, tra cui anche per la lotta al cambiamento climatico, quindi non c'è niente di più correlato e connesso della questione energetica e della sostenibilità delle politiche energetiche con la politica di lotta al cambiamento climatico. Come dire, insieme a voi oggi faremo un buon percorso, cercheremo di fare un percorso, utilizzeremo Fukushima come un alibi sotto certi punti di vista, un alibi importante, ma un punto di partenza per analizzare quello che è successo, quello che è e quello che sarà il futuro dopo Fukushima. Questo percorso noi lo faremo in diverse tappe, con diversi relatori, con una consapevolezza, se voi volete, cioè che Fukushima determina un prima e determina un dopo. Determina un pre-tragedia, determina un post-tragedia nell'immaginario collettivo delle persone, nelle politiche energetiche dei paesi, però mantiene, diciamo, nonostante ci sia questa discontinuità, come poi vedremo dagli interventi che oggi ci saranno, e come in parte abbiamo visto anche dall'intervento di Greenpeace, in realtà c'è una linea rossa che continua a esserci nel prima e nel dopo, e che è come vengono gestite le informazioni, come vengono gestiti gli approfondimenti, come viene gestita l'informazione della popolazione sulla questione nucleare. Energia nucleare fa rima con manipolazione dell'informazione, ha sempre fatto rima con manipolazione dell'informazione, ha fatto rima in Italia con manipolazione dell'informazione a Scansano Ionico, quando il governo tentò attraverso un non coinvolgimento delle popolazioni di creare sostanzialmente il deposito unico delle scorie nucleari in Italia, fortunatamente un tentativo che è finito a gambe all'aria, ma è una disinformazione, una manipolazione che c'è stata durante Chernobyl, che c'è stata in Giappone con la TEPCO e col governo giapponese. Se vogliamo, che c'è stata anche in minima parte, in maniera forse un pochettino clownesca, qua in Italia poco prima del referendum, no? Quando il governo in tutti i modi cercò di far sì che quel referendum fallisse. Quindi l'energia nucleare fa rima con manipolazione. Prima di presentare i relatori, aggiungo una cosa che ho letto oggi e che mi ha lasciato perplesso, perché diciamo in questi giorni nella raccolta di informazioni anche sulla questione nucleare, più e più volte su internet chiunque di noi arriva a leggere anche interventi di esperti che vi dicono e vi spiegano come la radioattività non faccia nulla, come sia assolutamente, anzi ho trovato anche un fantastico intervento in cui si dice che ci sono più, negli ultimi 30 anni ci sono più morti per eolico che non per nucleare, 65 a 44 credo, è abbastanza ridicolo diciamo come cosa, ma questo è. Diciamo, ci sono posizioni di questo tipo, però c'è anche la realtà delle cose. La realtà delle cose, e lo dico come dire, accompagnando un po' il primo intervento che sarà di Yuka Risaito, che è anche un po' una testimonianza di quello che è in Giappone, di quello che sta succedendo in Giappone in questo momento, qual è l'immaginario delle persone. Diciamo, proprio in questi giorni, e forse magari Yuka me lo potrà confermare, la televisione nazionale giapponese ha informato che la TEPCO avrebbe deciso di fare una colata di cemento nello specchio acqueo immediatamente di fronte a Fukushima, si parla di 7 ettari di fondo del mare cementificato, 6 metri di profondità, perché il rischio è che il cesio che si è depositato sul fondo possa nel tempo diffondersi nella catena alimentare e andare oltre rispetto allo spazio laddove adesso in questo momento è contenuto. Quindi se la radioattività non fa male, mi sto domandando veramente perché spendono così tanti soldi per cementificare 7.000 metri quadrati di fondo marino. Io passerei la parola, diciamo, al primo dei nostri interventi. Gli interventi saranno tre: Yuka Risaito del Centro di Documentazione Semi Sotto la Neve, che, come dire, diciamo, da anni si occupa di questioni molto vicine alla questione della sostenibilità e proprio recentemente ha partecipato a un importante convegno a Yokohama il 14 e 15 gennaio scorso, promosso dalle 6 più importanti organizzazioni non governative giapponesi proprio sulla questione nucleare. Quindi Yuka è veramente un punto di riferimento importante anche per capire che cosa sta succedendo in Giappone. Diciamo, gli interventi successivi, e poi li presenterò successivamente, ma ve li accenno: Angelo Baracca, docente di fisica dell'Università di Firenze, che ci consentirà di avere uno sguardo
diciamo, tra delle connessioni tra nucleare civile e nucleare militare, perché diciamo, queste connessioni spesso e volentieri non sono evidenziate, ma ci sono e sono molto strutturate, non ci sarebbe l'uno se non ci fosse l'altro. E Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale di Lega Ambiente. Lega Ambiente è l'organizzazione che insieme a tante altre si è, come dire, battuta in maniera pressante, no? Perché questo referendum passasse l'anno scorso, ma anche negli anni scorsi, per una politica energetica realmente sostenibile del nostro paese. Non dimentichiamoci, per questo Maurizio lo dirà, l'importante ruolo che ha avuto l'Ambiente anche nel sostegno ai bambini di Chernobyl, diciamo, e tra le vittime di Chernobyl. Quindi io passerei la parola a Yukari come primo intervento, e, diciamo, chiedendole di darci un po' uno sguardo su quello che è il Giappone oggi, su quello che sta succedendo in Giappone oggi e se veramente Fukushima è stato un momento di cambiamento di rotta rispetto alla questione nucleare. Buonasera a tutti. Allora, io dopo il reportage di Greenpeace pensavo di parlare soltanto degli aspetti sociali, quindi, come dice il titolo, che cosa è cambiato, che cosa non è cambiato dopo l'11 marzo dell'anno scorso, in questi ultimi anni. Questo è quello che è successo esattamente un anno fa alle 14:46 di pomeriggio. Questi sono movimenti sismici, ecco. È durato quasi 6 minuti e mezzo. E l'epicentro era questo punto rosso. Però come avete visto ha coperto quasi 2/3 del paese come movimento sismico. E come sapete benissimo è successo questo alla centrale nucleare di Fukushima. Però subito devo dire che è stata una grande fortuna che tutto quello che è successo soltanto a Fukushima, perché io per puro caso ero proprio lì in Giappone da poche ore prima del terremoto e avevo lasciato acceso la TV proprio perché volevo capire cosa stava succedendo, e siccome c'erano anche altri centrali nucleari colpiti dal sisma e le notizie erano abbastanza concentrate a vari centrali e si diceva che poteva esserci anche rischio altrove. E adesso vi faccio vedere alcune foto, due foto, uno quello che è successo un anno fa e quello di sotto dopo un anno circa. Questo è Ofutato, molto più nord di Fukushima. Anche questo è più nord di Fukushima. Ecco, gli detriti sono tolti, l'acqua ancora un po' rimanente perché sono scesi il livello del terreno, per cui non sono andati via. E anche questo un altro. Non so che impressione avete, perché io non mi ricordo tanto bene la differenza tra il momento subito dopo del terremoto all'Aquila poi un anno dopo, comunque non so, ecco. Però bisognerebbe dire che quest'anno le ricostruzioni sono molto più lente rispetto a tante altre volte, perché il Giappone è un paese molto sismico, per cui non è la prima volta che capita. Anche se in una dimensione così vasta è stata proprio una cosa mai vista. Perché? Perché la ricostruzione è più rallentata? Perché i detriti sono dappertutto, naturalmente, come avete visto. Però siccome c'è Fukushima, dove sono uscite molte contaminazione radioattiva, allora
regioni altrove, cioè altre regioni, non accettano ben volentieri i detriti. In altre situazioni avrebbero accettato, invece questa volta giustamente hanno paura. Dunque, questo terremoto, come dicevo, sono molto diverse rispetto a altre volte, anche perché è un'area colpita troppo vasta. E poi l'economia in questo momento non è molto buona, per cui rispetto al 1995, quando c'è stato un altro grosso terremoto a Kobe, anche se l'area era molto più ristretta, la ricostruzione è molto più lenta perché non ci sono i soldi. E poi, ecco, sono tre cause, uno dopo l'altro, insieme, i sismi e maremoti, e poi la violenza, proprio quest'ultimo che sta determinando molto, sta rallentando, complicando le operazioni. Allora, stamattina, su un canale giapponese, cioè, si parla in questi giorni molto del terremoto naturalmente, e stamattina proprio parlava in che situazione si trova adesso Fukushima, e ho corso subito con la macchina fotografica, quindi questa è la visione un po' bruttina, però è fatto da macchina fotografica, ecco. Questo è all'interno del territorio delle centrali nucleari di Fukushima. Tutti sono questi rifiuti radioattivi accumulati o coperti, ecco. E ecco, all'interno qui i detriti sono rimasti così come perché è troppo alta la radiazione per cui non si può intervenire. Invece questi sono serbatoi grossi delle acque altamente contaminate. Anche questi, e adesso stanno accumulando, però si teme che fra qualche mese non ci sarà più spazio dove mettere. Invece questo è della zona circostante, dove stanno cercando di mettere via dei terreni contaminati rimossi. Anche questo è un grosso problema, non si sa dove mettere. Perché il problema della radiazione è proprio non si può che spostare, non si può eliminare. Invece ci sono certe zone dove è troppo forte la radiazione per cui non si può andare a recuperare o rimettere in ordine la situazione. Dunque, nel reportaggio di Greenpeace, non so se avete afferrato, c'era un luogo chiamato Itatemura. Itatemura è stato parlato molto anche nella stampa italiana, che si trova questa posizione. Ecco, questo è il raggio di 30 km, che non era nella zona evacuata. Invece, siccome il vento è tirato in questa direzione, è tutto contaminato, fino a 40 km era altamente contaminato. E io sono stata insieme a vari rappresentanti ONG internazionali, giorno prima della conferenza di cui Alberto ha parlato, abbiamo fatto una gita molto breve, oggi ben breve, di Fukushima, ma senza entrare nell'interno del cerchio di 20 km, però abbiamo attraversato anche questo itinerario che ho fatto sono questi: partire da Aki, Tokyo, e andare verso nord. E la centrale di Fukushima si trova in punto di F qui. E io sono arrivata fin qua. Ecco. Questo è il punto limite. Allora,
della radiazione. È una cosa di per sé molto pericolosa, tutto da condannare, adesso è evidente, però io andandoci ho trovato doppiamente tragico, perché era una zona molto agricola, di avanguardia, nel senso che ci sono molte aziende di agricoltura biologica, 200 aziende attive biologici da decenni e altri 500 biologici in via di conversione. E quindi lì ci sono anche le persone, agricoltori, allevatori che sono nati in città, ma sono andati proprio a farsi agricoltore. E non so, è un'ironia di sorte, cioè perché doveva essere colpito proprio loro? Ecco, una cosa davvero straziante. E questo è un messaggio lasciato, una scrittura lasciata su parete di un'aia di un agricoltore suicidato il 10 giugno, perché lui non ce la faceva più. E aveva lasciato scritto, tutto questo poteva evitare, bastava che non esistesse centrale nucleare. E invece questa Ita Demora oggi è deserto. E questo è proprio pochi chilometri dal confine, dove, da cui non si può entrare. Ecco, questo è un punto dove viene bloccato. E la centrale nucleare si trova più o meno, ecco, al di là, ecco, più o meno in questa direzione. Invece, cioè adesso ci sono questi quartieri evacuati, aree evacuate, però si dice che dal mese prossimo viene un po' tollerato il limite, per cui chi vuole tornare può tornare. E oggi evacuati forzati sono 87.000 circa, invece adesso, siccome questo l'allentamento dei limiti potrebbe concedere a molte persone di ritornare, forse torneranno le persone, però non si sa bene. Il problema è che adesso c'è una grande lacerazione nelle comunità locali, siccome sono le zone relativamente agricole, quindi le comunità sono molto importanti, e che siccome è una bella zona, molto agricola, la gente è particolarmente attaccata al posto, però naturalmente soprattutto chi ha familiari più giovani sono molto preoccupati, per cui tendenzialmente non vorrebbero più tornare. Invece ci sono soprattutto anziani che vorrebbero tornare, quindi ci sono le spaccature un po' dappertutto in questo senso. Comunque, stamattina si diceva che nel secondo sondaggi o da un terzo o due terzi dicono che no, non torniamo. E un'altra cosa che ho sentito durante questa gita, incontrando varie persone locali, che è un dato spaventoso, è 30.000 famiglie più della zona, di cui il 98% sono separati, cioè vivono spesso il marito, padre resta sul posto, poi la famiglia, moglie o con i figli vanno via. Cioè questo, difatti abbiamo incontrato varie persone relativamente maschi di una certa età in su che restano da soli, oppure anche i giovani, i ragazzi, che però familiari ce l'hanno altrove. Questo, a parte le difficoltà e i dolori affettivi, sta creando una spaccatura e anche lacerazione della comunità, perché è molto facile dire ma sono poco cauti
lì, eccetera, eccetera. Però io andando ho capito anche delle persone che vogliono rimanere, cioè il sentimento così forte, cioè non si può condannare. È una questione molto più profonda, quindi pur sapendo del rischio, eppure voler rimanere, e soprattutto da certa età in poi, credo che sia anche abbastanza naturale, però questo provoca per forza una spaccatura anche nella società, perché se un terzo delle persone che abitavano lì tornano, non è che si riesca a ricostruire la vita. E poi un'altra cosa che un po' trovate strano, anche se decidono di andare altrove, il fatto di essere venuto da Fukushima potrebbe anche dare un motivo di discriminazione. Queste sono successe un po' ai bambini nelle scuole, come se fosse contagiosi, ecco. Per cui i problemi sono molteplici. E la spaccatura tra le persone non è solo a Fukushima, anche nella società giapponese è noto che c'è una grande spaccatura tra le persone che vogliono tutelarsi e si rendono conto della pericolosità della radiazione, per cui dicono di no di portare i rifiuti che potrebbero essere radioattivi nelle altre zone, oppure scelgono le verdure che non siano prodotti da Fukushima. Ecco, questo è un comportamento anche molto ragionevole, sensato secondo me, però questo comportamento spesso viene guardato male dall'altra parte della società, perché lo dicono almeno che fossero meno solidari con i terremotati. E per cui, oppure l'allarmismo irragionevole, ecco. Quindi c'è una notevole spaccatura o divisione delle persone. Cioè, come se i giapponesi, che tendenzialmente erano molto uniti, un po' troppo addirittura, fossero divisi in due razze, ecco, io ho questa sensazione. Però parlando delle persone che dall'11 marzo hanno un po' cambiato la vita, io sento qualche cosa di molto più radicale rispetto a tanti altri cambiamenti avvenuti in passato. E i nuovi fenomeni, in qualche modo si può sintetizzare in questo modo, sono la presa di coscienza da parte delle persone che prima non erano affatto politicizzati, sono le persone che vivevano senza nessuna difficoltà, conducevano una vita molto normale, non andavano magari neanche a votare, ecco, lasciavano accesa la luce, eccetera, eccetera. E già il terremoto che ha provocato in varie zone blackout ha fatto capire quanto avevamo dato per scontato un sacco di cose. E poi, questa è una cosa di molte persone svegliate nella zona intorno a zona metropolitana di Tokyo, è che per prima volta hanno saputo che la centrale di Fukushima non forniva la luce a Fukushima, invece arrivava a Tokyo. Ecco. E quindi, ma come? Sono stati colpiti, soffrono per colpa nostra, ma come è possibile? Ma come sono state prese queste decisioni? Cioè, si sono resi conto, molti stanno anche abbastanza soffrendo della responsabilità, o essere stato così ingenui oppure inconsapevoli o irresponsabili della situazione. Quindi, almeno in una parte della società c'è questo cambiamento di consapevolezza. E poi un'altra cosa, forse un pochino meno persone, ma si sono resi conto che hanno troppo delegato tutto ai politici,
Questo è una cosa, forse voi italiani siete molto più politicizzati, ognuno ha la propria opinione, quindi è diverso, però in Giappone per esempio neanche tra gli amici non parliamo tanto della politica, ecco, quindi politica è una cosa da affidare alle persone, invece noi facciamo, siccome abbiamo affidato sui loro compiti loro, no, non è che dobbiamo pensarci, invece molte persone si sono resi conto che questo è sbagliato o in altre parole si sono resi conto che o la politica o lo Stato o amministrazioni locali non proteggono loro, ecco, soprattutto forse per questo, e quindi anche la mancanza, cioè perdita della fiducia nei confronti delle autorità. Questo un po' in generale, ma proprio sul nucleare, anche perché sul nucleare sono tutte, si sono dette troppe bugie che non sapevano, la maggioranza dei giapponesi non sapevano che fossero bugie. Perché? Perché, allora, io ho definito 5 grosse bugie, ci sono persone che dicono 3 bugie, però secondo me sono 5. Il primo è che il nucleare può essere usato in modo scopo pacifico, addirittura in giapponese non si dice uso civile, si dice uso pacifico. Ecco. Allora, questo però c'è una storia, perché in Giappone, come sapete, avendo avuto Hiroshima e Nagasaki, c'è la consapevolezza del pericolo della radiazione molto più alta che altrove, però nel 54 una nave, una peschereccio che andava verso sud del Pacifico ha incontrato, ha assistito per caso un esperimento nucleare degli americani, così i pescatori sono tornati malati. Allora, questo nel 54 ha provocato un grandissimo movimento antinucleare e questo ha fatto allarmare molto gli americani, statunitensi, e così non andava bene perché pensando all'epoca la corsa agli armamenti nucleari erano importanti, se nel mondo si espandesse i movimenti contro nucleari sarebbe stato molto problema. Per cui hanno appoggiato, hanno finanziato tutta una campagna per promuovere l'uso pacifico nucleare, per cui a cominciare da uno dei maggiori giornali quotidiani giapponesi, che è stato acquistato da una persona che era ex agente giapponese, ex agente di CIA, e ha cominciato a fare una campagna in tutti i modi, e utilizzando anche Disney, per dire che l'atomo è una cosa che si può anche usare bene, in modo pacifico. Ecco, questa era la nave di cui parlavo prima. Ecco, per cui questa è la prima bugia, che con l'11 marzo e con Fukushima molti giapponesi hanno aperto gli occhi, che non è possibile usare in modo sicuro, pacifico e nucleare. Poi il motivo lo spiegherò più avanti, un altro motivo. Comunque, riguardo al nucleare, come diceva Alberto prima, c'è in Giappone in particolare c'è un fortissimo controllo dei media, anche perché una cosa che troverete un po' è che le aziende elettriche, a cominciare dalla TEPCO, controllano media. Ecco, questo perché usa la pubblicità, cioè basta che un giornalista dica qualche cosa di male sul centrale nucleare o energia nucleare o sulla TEPCO, le aziende minacciano di ritirare tutte le pubblicità. Ma di questo possiamo parlare in un altro momento perché è un discorso molto lungo. Comunque, dopo Fukushima
Sono venuti fuori un sacco di controlli e anche denunce, minacce e tutto il resto nei confronti di media. Quindi si è capito quanto sia controllato le notizie che riceviamo. A parte, come diceva il film di Greenpeace, a parte internet, i media maggiori sono tutti filonucleari. E seconda bugia è essere sicuro. Però abbiamo, dopo Fukushima abbiamo scoperto anche qui che i maggiori promotori scienziati nuclearisti sono pagati dalle aziende nucleari. O aziende nucleari o aziende elettriche. E poi si diceva che il nucleare costava molto meno di altre fonti. E poi con i danni che abbiamo avuto, questo viene facilmente smentito. Poi una cosa che si dice soprattutto negli ultimi tempi, che questa è un'energia pulita, ecologica, non emane CO2, eccetera, eccetera. Anche questo, ecologica non lo è, abbiamo capito. E poi l'ultimo, forse il punto più importante di cui ancora molti giapponesi, cioè non pochi giapponesi, potrebbero crederci, è che senza nucleare il Giappone non ce la fa. Come diceva prima Greenpeace, cioè, okay, però oggi su 54 reattori sparsi per il paese, soltanto 2 sono attivi. Tutti il resto, uno dopo l'altro, si sono fermati oggi. E questo qui di vedete da voi, sinistra fornisce Tokyo, nonostante lontanissimo, ecco, perché tutte queste parti che stanno lontane forniscono Tokyo. Un reattore soltanto fornire Tokyo, un grande metropoli, mi sembra possibile, ecco, mancare questo andrà, porterà a tilt? Non credo. Comunque, questo qui sparirà il 26, prossimo 26 marzo. E poi l'altro ultimo che si trova a Hokkaido, questo è stato uno riattivato nell'estate scorso nonostante molte proteste, però dovrebbe entrare nel controllo periodico, per cui a fine aprile saranno tutti spariti. Però parlando di 2 su 54 possiamo già convincerci che non era necessario, anche perché qui questa tabella è fornita da un professore che si occupa dell'energia nucleare dal punto di vista contro. Lui è bravo perché si mette prima termoelettriche, poi idroelettriche nucleare, invece tutti gli altri dati mettono nucleare in basso, come se fosse una cosa indispensabile. Invece questa linea è quello che ha bisogno massimo, per cui senza, cioè tutto sul vero, ecco. Comunque, abbiamo capito che erano tutte bugie, ci hanno preso in giro. E quindi abbiamo scoperto che erano un sacco di bugie. Adesso che cosa facciamo? E la maggioranza dei cittadini giapponesi vorrebbe uscire dal nucleare o subito o gradualmente. Qui potrebbero essere molte differenze di posizioni. Comunque, tutti sono proiettati verso l'uscita completa dal nucleare, perché ormai è insostenibile. Anche perché penso molti di noi siamo preoccupatissimi di un'altra sisma che potrebbe colpire un'altra zona, e davvero ci auguriamo che non succeda. Però se succedesse un altro, davvero il Giappone sarà finito. E quindi ci sono molti movimenti, mobilitazioni che anche in Giappone, i giapponesi erano famosi di non manifestarsi, adesso ci sono, e uno dei simboli si trova davanti al Ministero dell'Industria, dell'Economia e dell'Industria, questo qui, ecco, l'edificio.
E c'è una tenda? No, allora scusate, era prima. Ah. Ecco, c'è una tenda impiantata davanti. Questo ormai penso che siamo arrivati a 180 giorni, il 180esimo giorno attorno. Ecco. Nonostante molte minacce da parte di, sia del Ministero, delle forze dell'ordine, anche da parte delle destre, estrema destra, eccetera, rimangono. E ogni tanto ci sono anche mobilitazioni e catene umane e altre cose. Però, come dicevo prima, la società giapponese è spaccata in due. Qui vedete le persone, i signori, qui che magari non sono interessati. Questi sono tutti burocratici, burocrati del ministero che sono usciti a pranzo. Ecco. E hanno una maschera proprio davvero, cioè senza guardare, guarda diritto, non ci guarda, è un modo abbastanza impressionante, però penso che sia anche una difesa naturale, se non fossero così magari non lavorano lì. No? Comunque, un'altra novità, direi questo in certo senso è una novità. Prima dicevo che diverse persone, anche se una minoranza ancora, si sono resi conto e hanno avuto un certo sveglio di coscienza politica, che non si può lasciare tutto delegato ai politici, non si può fidare dei politici, ma più che altro si sono resi conto che l'energia è una questione talmente fondamentale che dobbiamo decidere noi. Ecco, questa è una cosa che penso che i giapponesi pensano per prima volta. E quindi non è tanto questione di scegliere il nucleare o meno, ma di poter decidere da sé. Ecco. E quindi un po' penso, grazie a voi italiani, perché la notizia del referendum, la vittoria del no al nucleare, siccome era un periodo in cui si parlava molto del nucleare anche in Giappone, è stato proprio aprire il notiziario delle 7 di sera con notizia dall'Italia, poi parlare di più di 10 minuti su 30 minuti è una cosa davvero eccezionale, però è successo così. Un pochino quindi, anche grazie agli italiani, comunque adesso ci sono vari gruppi e vari comuni che stanno cercando di chiedere alle autorità amministrazione locale di indire un referendum. Ecco. Allora, dicevo, quindi, cioè in Giappone non è previsto un referendum normale, a parte per riforma o cambiamento costituzionale, però in realtà ci sono stati un referendum consultivo, un referendum di non vincolante, ci sono stati anche in passato in varie occasioni, tra cui ci sono 3-4 tra gli anni 90 e 2001 riguardavano costruzione, ospitare o meno una centrale sul posto, sul proprio territorio. E tutti e tre casi molto dibattuti e con tante pressioni soprattutto da parte dei nuclearisti e hanno vinto no. Questo forse per voi sembra molto normale, invece in Giappone no, perché se un ente locale decide di ospitare una centrale avrà un'enorme quantità di soldi. Ecco, questo spiega che perché ci sono 54 centrali. E il meccanismo è molto interessante, appena dimostrate che siete disponibili a ospitare, cominciano a dare un sacco di soldi, fanno un sacco di regali, eccetera, eccetera. E poi costruite, allora va bene, diamo soldi, però con passare degli anni il finanziamento si riduce,
Per cui un comune, un ente locale abituato a appoggiarsi su questa fonte non può farne più di meno. Per cui, allora facciamo un altro, così avremo altri soldi. Davvero, a Fukushima c'erano qui, a Fukushima Daiichi ne ha 6 reattori, a Fukushima Daini, qualche decina di chilometri in sud, ne ha 4. Quindi una zona molto limitata, 10 reattori. Ecco, questo perché? Perché quando comincia a dipendere dai soldi altrui, perde l'economia, cioè, come posso dire, un'autonomia economica, per cui, no? Cioè, questa fonte diventa sempre più importante di lo era prima, ecco. Comunque, adesso, dalla fine del 2011, prima Osaka e poi a Tokyo, come comune di Osaka poi provincia di Tokyo, hanno cominciato a raccogliere firme e quindi chiedere al governatore o al sindaco di istituire una serie di leggi per poter votare un referendum. Purtroppo sia Tokyo che Osaka, nonostante il quorum è ampiamente superato, i governatori o i sindaci dicono ma figuriamoci, facciamo una cosa del genere. Tanto i cittadini sono così ignoranti da non poter decidere, vediamoci se riescono a decidere una cosa così importante. Ecco, questa è la situazione, ma anche altre province mi sembra che stiano muovendo le cose. Allora, l'ultima argomentazione è questo, che come ho detto all'inizio, tra le consapevolezze raggiunte e acquisite dai giapponesi c'è uno, questo nesso tra l'uso pacifico, civile e militare, che prima per tutti erano cose ben distinte, quindi militari no, però civili sì. Però adesso per gli occhi di tutti è chiaro che non è più così. Perché? Perché perché alcuni uomini politici, soprattutto di destra, quando ha visto che la maggioranza dei giapponesi voleva uscire dal nucleare, ha detto va bene, siamo d'accordo, abbiamo troppi centrali nucleari, quindi facciamo un pochino meno, però uscire completamente no, non siamo d'accordo, perché cosa comporterà questo? Comporterà che non avremo più possibilità di armarci del nucleare, hanno detto. Questa è una novità, perché prima dicevano no, 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 questo è tutto uso pacifico, per cui non ci interessano armi nucleari. Invece adesso scopriamo che in realtà il vero scopo non era questo. Quindi questa consapevolezza è tenuta. Però un'altra cosa che molti i cittadini giapponesi adesso stanno cercando di fare, e siccome il mercato interno per impianti nucleari ormai è quasi finito, siccome non sarà più facile di costruire altre centrali, allora per mantenere le industrie la cosa da fare è esportare. Quindi cercare di esportare. E tra i paesi interessati di centrali nucleari, impianti nucleari giapponesi, ci sono anche qualcuno molto vicino a voi, ecco, Lituania, Turchia, Vietnam, India, però Lituania e Turchia sono molto vicini, a parte la Giordania. Allora, della Giordania c'erano 3 persone alla conferenza di Yokohama, 2 erano parlamentari, 1 addirittura è il presidente della commissione su energia. Tutti e 3 naturalmente contrarissimi e sono venuti in Giappone per dire che ma noi non vogliamo. Allora perché è possibile che il Giappone, almeno da parte dei giapponesi si dice che ma loro vogliono, facciamo un favore fornendo queste cose, invece in realtà non è così. E penso che anche negli altri paesi la situazione siano uguali. E
Voi dovreste sapere chi sono i produttori. Mitsubishi. Questo, adesso mettendo questo logo mi è venuto in mente che è un po' simile, no? Non so se sia caso. E poi Toshiba e Hitachi. Allora, io vi invito di non comprare i prodotti loro. Ecco, quindi, per finire, allora, la novità di dopo Fukushima è soprattutto questa consapevolezza del nucleare che comunque chiamino uso civile o militare non può mai essere sicuro, cioè non può convivere con l'umanità. Per cui prima si diceva che in Italia superati la campagna referendaria c'è il rischio di tornare al nucleare, sembra che tutto fosse finito. Invece io dico assolutamente no, adesso sarebbe ora di unire, cioè superare queste divisioni tra i movimenti pacifisti e ambientalisti, perché sono due facce di una unica medaglia. E io credo che quest'anno sia molto decisivo, non solo per il Giappone, anche perché, a parte, cioè, dall'Italia che cosa voi potete fare? Cioè, non addormentarvi, cioè, considerare che la questione nucleare sia superata, ormai chiudo, voi siete tardi, direi proprio di no, perché come in Giappone potrebbe chiudere tutte le centrali nel paese, però poi esportare, anche in Italia, cioè, se importate la luce da dove si produce nucleare, la stessa cosa, no, non potete considerarvi salvi, ecco, per cui per la reazione che non conosce il confine, dobbiamo essere anche noi senza confine. Ecco, io propongo di considerare la questione nucleare, come posso dire, una cosa transnazionale. Ecco, dovremmo afferrare la questione come se fosse una cosa da affrontare come umanità, non come cittadino italiano, cittadino giapponese. Grazie.